Momente ragazzi, sono il Drago Rosso e bentornati in questo nuovissimo episodio di Drakan Order of the Flame. Riprendiamo qui da dove ci siamo lasciati, anche se potrei tranquillamente dire per comodità Drakan e basta. Tanto il nome completo lo potete tranquillamente leggere. Allora, siamo qui perché siamo ritornati. Aspetta, ma se io provo a salire. Ok, non posso risalire. Allora, facciamo subito un salvataggio. Ok, dobbiamo scendere e qua, porca vacca, iniziamo già con il parkour. Allora, bene. Vabbè, non è successo niente, no. È solo. Ma posso arrivare lì? Sì, a pelo, ma ci arrivo. Allora, non posso più risalire, quindi devo andare per di qua. Piano, però. Quindi vado piano. No, qua le stazioni di parkour. Porca vacca. Va, senti, senti i sassolini cadere. Che è qua? Ho visto qualcosa. Salva. No, no le tra... No, no, no. No le trappole. Questa cosa mi ricorda Prince of Persia. Porca miseria. Perché mi devi incazzare ogni volta? Cioè, ma poi attaccate direttamente sulla roccia. Non è che tipo la corda si spezza, no? Poi tra l'altro questa è velocissima, mentre là in fondo ce ne sono alcune che vanno stralente. Allora, 1, 2, 1, 2, 1. Vabbè, io andrei ancora più veloce. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok, vabbè, questo è stralento, quindi facciamo così. Salva. 1, 2. 1. Vabbè, questa qua anche abbastanza lenta. Vai di così. Porca vacca, no, le trappole. No. Ma aspetta, perché mi sa che ce ne sono altre qua. Qua dovremmo essere tipo nei sotterranei del coso del tempio. Tra l'altro, sto registrando qualche giorno dopo la pubblicazione del primo episodio e ragazzi, sono rimasto sorpreso. Ah, lì c'è anche qualcosa. E sono rimasto sorpreso nel vedere che è stato apprezzato. Questo gioco è stato apprezzato. E questa cosa non mi fa che un gran piacere. E spero che seguiate questa serie fino alla fine, chiaramente. Vabbè, che cacchio è qua? Va che bello pure sopra. Cos'è? È il sole, eh? Tipo il sole con due anelli addirittura. Perché? Ma cosa c'è lì? C'è un qualcosa. Aspetta. Allora, c'è una statua che tiene tipo un cristallo in mano. Ok. Ah, aspetta, qua c'è qualcosa. Che cazzo? Ok, c'è una pressure plate. E che cacchio ha fatto? Qua cosa c'è? Oh, questa cosa mi ricorda Golden Sun. Guarda, uguale, no? Che pure in Golden Sun dovevi spostare le statue. Ma che versi sono? Anche in Tomb Raider, se non ricordo male, c'erano delle zone che dovevi spostare le statue. Comunque questo lo devo spostare qui, no? Ecco. Però mi sa che ok. Però mi sa che ci sono altre. Sì. Qua dove c'è il buco. Quindi mettiti dietro e spingi. No? Non spinge. No, proprio zero. Peccato veramente. Peccato, peccato, peccato. Veramente per la musica. Perché questo gioco, ripeto, c'ha delle musiche veramente, veramente fighe. Solo che non so perché.
che cazzo. Ah, ma. Ma. Ah, aspetta, ma solo questa rotta la posso spostare giustamente. Vabbè, e allora quel. Ah, beh, sì, giustamente vedi che sono accese. Devo premere le pressure plate e penso che succederà qualcosa. Ok, si è acceso lì. E ora? Ok. Aspetta, ma devo saltare. Ah, devo saltare proprio così? Ah, così proprio. Perché altrimenti cadevo nel vuoto. Ma cos'è un sarcofago di qualcosa? Tipo un. E qua che cosa abbiamo? Cos'è sta roba? Un'ampolla di qualcosa? Una fiala? No, il cristallo di. Erok! Abbiamo il cristallo di Erok. Che è questo qua. Il cristallo dell'anima di Erok. E mi sa che tra un po' lo andiamo anche a incontrare. Mamma mia. Erok. Erok. Va bene, dobbiamo andare ancora più in basso. Cos'è l'ascensore in stile Unreal? Ok, molto interessante. Dove cacchio ci ha sbucati qua? Ah, ma siamo lì, guarda. C'è anche la mappa. Sì, abbiamo preso il cristallo dell'anima di Erok e adesso dobbiamo incontrare Erok e svegliarlo. Quello è l'unico obiettivo che ci rimane. Qui è ancora notte, giustamente. Ok, vedo un brutto tizio là. Vedi, infatti siamo dall'altra parte quando dove c'è il ponte. Cosa c'è là? Aspetta che vedo qualcosa ma non riesco a capire cos'è. Ma c'è tipo una sorta di struttura. Posso salire? No, non posso salire per di qua. Ma c'è una struttura là. Vedi che c'è qualcosa, ma non riesco a capire cos'è. Boh, vabbè. Vedremo poi. Troppo bello se si muoveva questo ponte. Che cacchio, mi ha aggiornato l'obiettivo? Che cacchio? Oh, che cacchio c'è lì? Io aspetto che venga, eh. No! Allora, se riesco a farlo cadere. Porca vacca, se riesco a farlo cadere di sotto. Ma non casca di sotto, secondo me. No, vedi? Abbastanza intelligente. Ah, poi tra l'altro, sì che ho detto che in realtà ci ho messo delle patch barra mod. Una delle patch che ci ho messo, patch barra mod, è il miglioramento dell'intelligenza artificiale. Quindi sì, sono in realtà più intelligenti, tipo i mostri, queste robe qua, più di quello che in realtà dovrebbero essere. In realtà. Dai, vieni. Vediamo quanto intelligente sei, ok? Sei abbastanza intelligente. Perché attacca mentre corre anche. Ok, qua non c'è niente. Cioè, guarda le foglie. Guarda le foglie. Va bene, le foglie degli alberi sono un po' così. Quanto siamo messi di. Oh, ne ho solo due. Porca vacca. No, qua devo stare attento, eh. Perché sono già a metà vita e ho solo due fiale curative. Io qua sento versi poi. Qua dove cacchio. Aspetta, ma mi sta inseguendo qualcuno? Oh, c'è quello, ok. Qua cosa c'è? Non c'è niente, uno spiano. No, qua non mi prendi però. Devi fare il giro là. E mi sa che lo fa veramente. Fa
Ok. So, proviamo così. Ok. È intelligente, ma non intelligentissimo. Perché fa il giro lungo ogni volta. Non è che scende giù. Cioè, non è che scivola qua per la parete. Proviamo. Questa volta più vicino. Aia. Ma che, ne stanno arrivando altri che sento casino. No, ok, non è poi così tanto intelligente. Forse un po'. No, ok, non è per nulla intelligente, va bene. Bene, ho finito le ampolle. Cioè, ampolle, le cose di cura. Dai! Porca va quanto sei resistente. Oh, ti sto attaccando di schiena, più di così. Oh, grazie, 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 grazie. Per quanto può essere utile. Aspetta, mi fai... Allora, metti questa, va. Che cacchio è il temporale addirittura? Ma non c'è nemmeno una nuvola, come fa? Ok. Cosa c'è là? Vabbè, quanti sono lì? Cosa sono in 5? Sì, vabbè. 5 contro 1. Che cacchio c'è una... Ok, qua c'è una grotta. C'è una grotta di Skyrim qua. Uno, due... No, sono in qua. Ma che cacchio stanno facendo? Cosa c'è? Un falò qui. No, qua devo usare quella da 10. Vai, usiamo questa. Ok, uso questa. E via che sbaglio sempre tasto. Sì, perché io sono abituato a premere ESC, no? Cavacca. Sì, ma pure mentre sa... Grazie. Aia. Sì, va bene che mi droppano le cose. Ma che cazzo? Aspetta. Aspetta. Ho visto bene. Ah, è morto questo. Allora, aspetta, fammi mettere la spada a quella base, che dovrebbe essere questa. No, qual è quella base? Questa. Ok. Non sa... Merda. Non sapevo che c'erano le cose esplosive. Porca vacca, che fail. Ci sono rimasto malissimo. Mi hai droppato qualcosa? No. Pensavo fosse un barile normale. Allora... Ok, stiamo lontano da queste robe qua. Questa però la posso rompere, non è che esplode. Cioè, mai visto? Sono esploso in frammenti. Che cacchio è qua? Aspetta, ma posso usarlo veramente? Ok, e che cosa è servito? Ah, qua c'è anche un'ascia, guarda. Qua? Questa la posso spaccare? Posso muoverlo? Posso interagire? No. Ci posso solo salire e basta. Scusa, ma... Scusa, mi fai capire bene... Se a parte i suoi legamenti che sono una poco... Ma proprio si spacca c'è proprio la spina dorsale e tutto, guarda. Va bene, ma cosa serve fare in questo, scusa? Che cosa mi... Che cacchio è qua? Aspetta, ma qua si prosegue o sbaglio?
Perché c'è. Allora, aspetta, là c'era una grotta, no? Che non so che cosa. Ma cos'è? Tipo una cosa veloce? Tipo un taglio veloce. Allora do un'occhiata veloce. Allora, vedo due tizi là in fondo. Oh. Ok. Aspetta, è quello che penso? No, aspetta, veramente posso? Oh, sono in tre adesso, ok. Buttalo giù. E l'ho mancato tantissimo. Ma vaffanculo allora. Vabbè. LOL. Ok. No, ma aspetta, ma di qua mi sa che si prosegue. No, aspetta, mi fai andare là nella grotta? Perché sinceramente non so che cosa ci sia là. Quindi qua non è che no, ok. Allora qui lascia, l'ho presa, lascia, sì. Ok. Qua i cadaveri rimangono. Anche perché ci ho messo lì in postazione tipo cadaveri e queste cose qua. Cosa c'è qua dentro? Oh no, 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 merda, 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 merda. Dov'è andato? Ma che è ritornato? No, questo è pericoloso. Ah, che cazzo? Vabbè. Non può uscire, veramente? Allora, sai cosa? Io mi abbasso e mi muovo lentamente così. Aia! Porca miseria. Ok, è morto. No, io qua vado pia... Io qua vado piano perché... A parte il buio qua dentro, c'è un buio. Ma dove si va per di qua, scusa? Ma cos'è? Un'area extra? Possibile? Potrebbe essere. Qua posso interagire con questi. Ok, qua ci sono degli scheletri che però non ci posso interagire. Qua c'è qualcosa? No. Magari è una zona extra questa. Potrebbe essere perché qua in realtà, guardando dalla mappa, sono praticamente dentro alle montagne. Quindi in realtà. Oh, aspetta, un'uscita. Cosa c'è qua? Ah, una piccola zona extra, guarda. Cosa abbiamo? Pozione della vita. E abbiamo Iron Hammer 15. Ok, un martello di ferro. Martello a due. Porca vacca, che martellone. Ok. No, questo mettilo qua. Ho tre cose della vita. C'ho questa cosa qui che sai cosa, per sicurezza la metto qua. Qua riordino un po' di robette. Mi tengo questa per il momento, che è la spada base. Ok, quindi una piccola zona extra. Non male, non male. Quindi abbiamo ricavato un'arma e la cosa della vita. Che potrebbe essere che se ci ammazzano queste pozioni ci fanno
fanno ritornare in vita. Non mi ricordo però se ha vita piena. Questa cosa non lo so, ma penso che prima o poi lo scopriremo. Tipo una roba del genere, perché altrimenti non so. Però mi sa sì, per la questione che se però esplodiamo, no, ovviamente non ci fa ritornare in vita. Se moriamo senza che le nor senza che ovviamente il corpo di questa tizia esploda. Mi sa che funziona l'effetto. Allora. Ora io non so che cosa succede se casco nel fiume, quindi qua facciamo le cose con calma, per favore. Ok, tu non mi hai droppato niente qua, no. Sto coso. Ah, scusa, a questo coso serve a qualcosa o cioè, ma nel senso è indistruttibile? Non l'ho mai capito. Ma secondo me sì, è indistruttibile. Sì, infatti, vedi. Non posso spostarlo, non ci posso interagire, ci posso solo fare. Cioè, ci posso solo saltare sopra. Però qua non capisco, non c'è nessun. Cosa c'è? Un'altra caverna? Ok, qua si scende. Qua è anche l'unica via percorribile. E io, visto che non mi fido, uso questa qua da 10 e via che continua a premere ESC, vabbè. Ecco, vedi? Vedi? Vedi il mio sesto senso, aia. Ok, bene. Che cacchio gli ho tagliato? Ah, la mano, gli ho tagliato la mano, vedi? Cioè, in questo gioco puoi amputare le parti del corpo. Ok. Allora, questa zona non è che me la ricordo un granché. Ok, c'è un tizio là. Ma perché ci sono tutte quelle casse lì, scusa? Ma che. Cioè, ma poi dentro alle caverne. Lollissimo! Lollissimo! Che cacchio? Dove me l'hai buttata? Ah. Sì! Elisir della vita. Che poi tra l'altro ci sono altre pozioni più potenti, se non ricordo male. Guarda, fino a qua è arrivato il braccio. Ah, c'è un tizio là anche. Che poi tra l'altro ricordo che questi mostri qua teoricamente dovrebbero essere orchi. Così, eh. Sali qua su perché voglio andare qua. Ah, aspetta, c'è qualcosa. Che cazzo è? Arrow! Ci sono. Arrow! C'è l'arco con questo gioco! C'è l'arco! Serio? No, se c'è l'arco, andiamo con l'arco! C'è anche l'arco qua. Ma. Questo muore subito perché è senza armatura. Non mi ha droppato niente, mi sa, no. Un altro tizio là. Aia. Ma è lento con questo coso. Dove scappi? Ah, questo è anche più resistente perché c'ha l'armatura. Grazie per l'elisir. Quanto abbiamo di elisir? 2. Sì, ma ti dà troppo poca vita. Allora, io comunque. No, non c'è niente lì sulla riva. No, ma mi sa che c'è la corrente. Io ho paura che c'è la corrente lì nel fiume. Che se ci vado mi fa rifare tutto il livello dall'inizio. È quello il mio unico timore per quello che non è. Ci vado. Ok,
59 su 100, va bene, ancora 59 colpi. Poi l'arma si spacca. La vedo qualcosa. Ok, c'è un tizio. No! No! No, dai! Ah, ma ci sono altri tizi là. Porca vacca, è pienissimo. Allora, aspetta. Ma che cacchio? Salva. Ma questo... Qui è stretto. Qui è stretto. Che cazzo? Aspetta, sbaglio o ho utilizzato la cosa della vita? In due. Maniaci. E scendi là. No, non scende. No. Oh. Ok. Perché non mi droppano niente, porca vacca? Che odio quando non droppano niente. Ah, là ci sono i tizi. Potevo fargli esplodere, però. No! Ah. Droppami qualcosa. No, non mi droppa niente. Bastardo. Cosa c'è lì? Aspetta che vedo qualcosa. Che cazzo? Ma sei normale? No, stai lontano da quei cosi. Salva. Immediatamente. Ah, sai cosa? Con l'arco. Con l'arco? Mi sa che se noi spariamo a questi, esplode tutto. Vuoi vedere? Però prima dobbiamo trovarlo l'arco. E dov'è l'arco? Non lo so. Non lo so dov'è l'arco. Io praticamente non so niente di questo gioco. Nonostante ce l'abbia da sempre. Anche se l'ho giocato poco. Poco e anche male, se devo essere sincero. Ah, proprio? C'è uno scheletro inficcato qua dentro con delle lance. Posso usare le lance? No. Cioè, usare le lance? No, non posso. Ok, allora, dove devo andare qua? Perché qua c'è un bivio. Allora, aspetta. Di là mi sa che ritorniamo più o meno a inizio livello. E di qua si prosegue. Dove sto guardando io. Vero? No, mi sa... No, è l'unica... No, aspetta, di qua dove cacchio? No, qua... Allora, aspetta, proviamo per di qua, allora. Perché quella è la via giusta. Quindi il ponte. Qua? Che cos'è sta roba? No, aspetta, questa zona non me la ricordo proprio. Cosa sono sti monoliti messi così? Cosa c'è qua? Cos'è il cimitero? È il cimitero questo. Sembrerebbe il cimitero. Proprio. Qui abbiamo il mega spadone. Ok. Worn long sword. E abbiamo anche una cosa della vita. Molto bene. Perfetto. Ma perché mi si... Va, mettile qua. Ecco, vedi. Vedi, stiamo già cominciando ad avere... Il nostro inventario quasi pieno.
Ma non posso farci niente. No, aspetta, fammi vedere questa spada qua. Ma è già danneggiata, però. È già danneggiata. Vabbè. Aspetta, fammi ritornare in questo da 7, va. Così risparmiamo un po'. Anche se praticamente è già rotta. Ancora 5 colpi, tipo. 5 colpi e si rompe. Cos'è sto strano rumore? Non capisco se è il gioco. Cos'è sto posto? Cos'è? Cos'è il tempio di Golden Sun ancora? Con le statue? Ah, posso usarlo! Pozione della vita. Ah no, allora scherzavo. Allora, la pozione della vita, se ne semplicemente ti dà. È uguale all'elisir e da vita. Sostanzialmente. Ok, allora. Mi sono ricordato male. Ok, questa zona. Questa zona mi sembra molto alla Tomb Raider, comunque. Oh, cacchio! No. No. Ah, ma si avvicina anche, bastardo. Usa questo. Salva. No, vedi, non entra qua dentro. Non ce la fa ad entrare qua dentro. Vero? Oh, cazzo se entra. Cazzo se entra. Cazzo se entra. Che poi non ho mai capito questo che cazzo di mostro deve essere. Ma che schifo. Che schifo. Non ho mai capito che mostro è questo. Cioè, pensavo addirittura tipo a una sorta di. Cacchio? Di tipo licantropo, un lupo mannaro, una roba del genere. Cos'è sta roba? Che cacchio è? Fire Crystal. Cristallo di fuoco. Ah, ed è una cosa extra, penso. Una zona extra questa. Ok. E che cosa ci faccio con... Aspetta, fammi fare una prova. Perché proprio... Cosa? Non hai abbastanza. Ah, le rune? Non c'è abbastanza rune. Non ha abbastanza rune. Rune. E dove le trovo le rune? Ok, quindi qua è la cimitero se ne apprice me. Oh, ma fa collisione sto coso. Quindi. Questa zona del cimitero in realtà è solo una piccola parte extra, allora. Oh no. Se avessi l'arco. Porca vacca, se avessi l'arco. Bastardo. Ti ho decapitato le mani alla faccia tua. Guarda, vedi? Anzi, neanche la mano, l'intero braccio. No, qua non c'è niente. Va bene, adesso mi tocca ritornare indietro. Perché qua non c'è niente. Ok. Vabbè, abbiamo trovato un cristallo del fuoco. Non male. Ci stiamo proiettando avanti anche. E adesso dobbiamo andare qua per il ponte, che è l'unica strada che dobbiamo fare per incontrare Errok. C'è qualcosa qua mezzo nascosto sotto il ponte che potrebbe essere un buon posto per nascondere qualcosa di utile. Invece no, non c'è niente. Peccato, però io ce l'avrei messo. Certo, una cosa un po' da bastardi, però. Se
se hai un buon occhio. Ok, c'è un tizio là. E non vedo più niente e devo rientrare qua dentro. Ecco, e cambia anche, c'è anche il rumore. No, ma non si vede niente qua, porta pazienza, è buio pesto. Ah, è già finita la grotta, così. No, in due. E uno. Salva. Porca vacca. No, ma non droppare niente, mi raccomando. Guarda che mi offendo se droppi qualcosa. Di qua dove si va? Ah, di qua si prosegue, forse? Altrimenti? No, fammi vedere tutte le vie. Allora, mi sa sai cosa? Che Eroch dovremmo aspettare un altro episodio perché in questa zona è più grande di quella che mi ricordassi in realtà. Ah, proprio mi segui proprio. Ok, va bene. Questa è più resistente. Dammela. Dov'è? Ah, qua. Ok, pozione della vita. Sì, pozione. Vabbè, l'elisera. Va bene. No, aspetta. Aspetta, che ci sono sti cosi. Allora, solo dove ci sono tipo quei ghirigori neri e rossi esplode. Tipo queste due invece non esplodono. E non c'hanno niente però dentro. Ti odio. Di qua dove si va? Ma adesso io non. Aspetta, ma che cacchio di zona è quella? Perché c'è un'isoletta messa così? Aspetta, aspetta, qual è l'isoletta messa così? È quella? Qual è? Questa? Ah, c'è. Ok, ci sono altri due tizi là. Tre. Ne vedo tre. Ok, è quella l'isoletta, sì, dove sto inquadrando io. E qua posso pro. Ok. Non so se è per di là dove devo proseguire, però secondo me sì. Quindi questa è la strada giusta. Quindi direi che possiamo provare ad andare per di qua, che potrebbe essere tipo una zona cioè secondaria No, scusa, ma come faccio? Impossibile. No, aspetta, non dirmi che devo salire. Aspetta, fai un altro salvataggio. Sì, fai 800.000 salvataggi. C'è qua sopra? Ma sei un maniaco. Ma nemmeno si vede la corda poi. Ecco. Oh, cacchio. Ho sentito un. No, ma come pretendi? Come pretendi? E poi devo anche ritornare indietro, è quello il bel. Porca vacca, stavo per cadere ancora. Questo. Eccolo. No, è ancora quello bastardo, vero? Guardalo là. No, aspetta, usa quello da l'altro, questo da 10. Cazzo, è già rotto. Non ti bloccare. Ok. Si è rotto, si è rotto, si è rotto, si è rotto. Ora. No, merda. No, merda, non posso fare in tempo. Aspetta, posso fare con. Che cacchio è stato quel suono lì? Metà vita, ma dimmi te. Ah! Ah, adesso posso. Vabbè, posso anche muovere, vabbè, con la rotella, ok, vabbè. No, un altro. Cosa c'è qua?
Devo lasciare qualcosa veramente? Lascio questo. No. Allora, questa la devo lasciare, se non ricordo male, basta che la tiri fuori dal... Ecco, sì, dall'inventario e la droppi. Perché qua, questo, c'ha l'armatura. Che io direi che possiamo anche indossarla. E possiamo anche rimuoverla semplicemente facendo così, no? Allora, questo cos'è che si chiama? Chain. Ok, va, eh sì, è mezza distrutta, però almeno abbiamo un po' più di resistenza in più. Bene, quindi abbiamo una piccola armatura. Bene. Salviamo e andiamo. Sto qua che cosa fa impalato? Ma prendilo! Porca vacca! No! Oh, ma veramente? Non ho più niente. C'ho solo quella della vita. Porca vacca. Allora. Va bene, usiamo l'ascia. Usiamo l'ascia. Cosa c'è qua? Dimmi che... Scusa, ma non è una zona... Non è una zona extra questa? Scusa, di là dove cacchio mi butti? Aspetta, è per tornare indietro qua? Veramente? Di là? Aspetta, lì c'è una robetta. Non lo so, non mi ricordo. È come se lo giocassi per la prima volta. Sto esplorando. Ok. C'è qualcosa di interessante là. Sì, vabbè, guarda quanti mostri. Ma stai scherzando? Allora, non vorrei dire, ma cre... Cavolo, quello mi ha visto. Però mi sa che non ne può stare sull'acqua. Mi sa che non può proprio nuotare, mi sa. Cosa che invece io posso. Allora, ci sono tre mostri. Però credo... Merda. Credo che... Merda! Sto dove cazzo sbuca? Maledetto! Non mi droppare niente, te. Cioè, ma questi mostri non droppano niente. C'è qualcosa qua? No, non c'è niente. Non so perché, ma qui mi sembra tanto che questa sia la strada giusta. E quindi, sai cosa? Torno un attimo indietro. Poi qua ci ritorniamo. Però questa mi sembra la strada giusta, effettivamente. Quindi proviamo ad andare per di qua, tipo. Ah. Qua dove cacchio mi butta? Cacchio ne so. Oh. Bene, l'attacco sorpresa. Vai. Ah, ma c'è proprio neanche... Che cazzo? Ma si è buggato. Oh oh. Ah, di quello non me ne sono accorto. Ah, di qua si ritorna indietro. Ok, di qua si ritorna indietro. Vero? Sì. Sì. Di qua si ritorna indietro. Allora. Direi. Dove
Ma la roccia. Aspetta, dov'è finita la roccia? Dov'è finita la roccia? Sparita la roccia là in alto. Vabbè, meglio, meglio per me. Aia. Cazzo la vita. Cazzo la vita. Dammela. Uff. No, vedi come sto rischiando ogni volta? Vedi che quando dicevo che anche questo gioco già di suo è difficile, non è che l'ho detto così. Così tanto per, perché questo è veramente, veramente di. Cioè, il livello di difficoltà già di suo è anche abbastanza alto. Allora, ragazzi, io direi che possiamo anche salutarci qua, perché direi che questo episodio sia durato anche abbastanza. E non abbiamo. E ci manca ancora un quarto. Ci manca ancora un quarto del primo livello, perché questo è ancora tutto il primo livello ancora. E ce ne resta ancora un quarto da esplorare e fare tutto. Per cui, ragazzi, io direi che ci possiamo fermare esattamente qua. Guardando l'inventario, forse. Allora, praticamente ho pochissime pozioni della guarigione. Quindi questo è un problema che penso pesterà per praticamente tutto il gioco, ma si vedrà poi. Quindi, ragazzi, direi che per questo episodio di Drakan è tutto. Vi ricordo che se non siete ancora iscritti al canale, di iscrivervi se volete rimanere aggiornati sui prossimi episodi di questo gioco, delle serie attualmente attive e di tutte le serie che arriveranno in futuro, di mettere un bel pollicione su se vi è piaciuto questo episodio e mi raccomando di dire anche la vostra nei commenti. E noi ci risentiamo a un prossimo video.